con un'immagine accurata di contiguità con dei giornalisti come Fabien Klein, lo vediamo, come giudicato, accusato di aver rivendicato con una telefonata anonima gli attentati di Parigi. Intanto al giudice su richiesta della procura antiterrorismo francese Jawad Ben Daoud, colui che ha affittato la casa di Saint-Denis alla mente degli attacchi di Parigi, Abdel Hamid Abaoud. L'uomo si è sempre difeso, spiegando di non sapere chi fossero i suoi affittuari. Invece, intanto, il Consiglio Nazionale di Sicurezza ha prorogato il livello di allerta massima per altri 7 giorni. Continua ad esserci una minaccia imminente di attentati terroristici, precisa il Premier Charles Michel. A rischio in particolare centri commerciali, ristoranti e commissariati di polizia, confermata anche per domani la chiusura di scuole e asili e la sospensione del servizio della metropolitana. Sono stati rilasciati infine 17 dei 21 fermati durante le perquisizioni di domenica sera tra Bruxelles, Anderlecht, Liegi e Charleroi. Una persona in Possiamo anche le indagini della polizia sui presunti complici degli attentatori, abbiamo visto con Marcello Greco, e su quegli ambienti sospettati di propaganda del radicalismo islamista. Allora, brava cara, un bel pipì, pipì e cacca, esatta cacca. Bravo sei, sì, bravo! Mille, a tra poco, ciao ciao. Abbiamo il cricket, vieni qua. Mannaggia, ci vorrebbe una cesta d'acqua adesso, ci vorrebbe. Ma sei impotente, mi sei fatto arrivare ma hai fregata. La madre ha detto guarda, ti tirava di lei. Vabbè, ho detto guarda le ragazze insomma stanno arrivando e hanno detto adesso prendete dove sono arrivate. È un'entrata chiusa, quindi hanno chiamato Paolo. Allora, brava cara, un bel pipì, pipì e cacca, esatta cacca. Thank you.
Ma sei bravo te, Sei bravo! Grazie mille, a tra poco, ciao ciao. Abbiamo il cricket, vieni qua. Mannaggia, ci vorrebbe una cesta d'acqua adesso, ci vorrebbe. Si ha capito. Ma sei impotente, Mi sei fatto arrivare e mi fregata. La madre che tu guarda il lavato in lei, vabbè, tu guarda le ragazze insomma stanno arrivando e stanno vedo. Adesso praticamente dove sono arrivate? È un'entrata chiusa, quindi hanno chiamato Paolo che è ragazzi, eccoci qua. Scusa? Non male. Qui a Roma tutto sta cambiando. C'è anche il divieto di sosta che poi, ma mi pare ovvio, no? Però dall'altra parte sono i parcheggi. Arriva l'autobus, il 312. C'è andato uno. Ecco lì. I vecchietti, bella ragazzi, da Roma qui è tutto, il vostro inviato speciale Gaetano Fasulo e la carena che non si vede. Eccoci qui presso il parco dei ruderi di Casa Calda di Torre Maura. Siamo a Torre Maura e vi diamo il vostro saluto, vi diamo meglio, perché il nostro scusa è troppo. Boh, fa freddo, siamo in autunno e ormai siamo vicini al Natale. Buon Natale, Carmelina. No, lei è Karen, non è Carmelina. Un saluto a tutti da Torre Maura e un arrivederci, a presto. Ciao. Tanto gentil e tanto bella appare la cagnetta mia quando altrui saluta, che gli occhi non l'ardiscono di guardare e ogni cane non s'ardisce di abbaiare. No, non è esatto. Tanto gentil e tanto bella appare la cagnetta mia quando altrui saluta, che gli occhi non l'ardiscono di guardare e i cani non s'ardiscono d'abbaiare. Ecco, questa è la poesia. Bella ragazzi, a presto. Versione corretta della poesia. Tanto gentil e tanto onesta appare la cagnetta mia quando altrui saluta, che gli occhi non l'ardiscono di guardare e i cani non s'ardiscono d'abbaiare. Questa è una poesia scritta da Dante Alighieri e dedicata a Karen, Lisa detta Karen. Bella ragazzi, vi abbiamo presentato una delle più belle poesie che si studiano sempre a scuola. A presto. Ah, a proposito, sì. Questi di Google hanno fatto un casino, adesso devono rettificare perché mancano i dati relativi ai lauti guadagni dell'ultima settimana, vedremo che faranno, ma al momento hanno cancellato per errore i dati, quindi li devono ripristinare. Bella ragazzi, sempre qui dal vostro amico Gaetano Fasulo e dalla vostra amica Karen, Lisa detta Karen Fasulo. Bene.
Bella ragazzi, siamo qui. Dunque, dove siamo? Siamo qui. È quasi Natale, siamo nel 2015, quasi Natale, siamo già a dicembre e siamo sempre a Roma, Roma Torre Mauro. Una noia pazzesca. Dovevamo essere, potevamo, saremmo potuti essere a Manila, io sono altri, siamo ancora a Roma. E non abbiamo ancora iniziato le pratiche di vendita casa per l'acquisto e tutto il resto. Certo sarà dura, ma sarà dura, sarebbe dura, potrebbe. Ancora non si parte. Qui vibra tutto, no, ma che vibra? E noi siamo qui a Roma. Tutte le esperienze si sono sciolte, possiamo dire. Oggi è venerdì, la giornata del pesce. Ci occupiamo della dieta pesce, poi martedì, un'altra volta pesce, ho detto carne e altre cose, ma non troppo. E insomma, il tempo passa e noi siamo sempre qui. Cosa dire, la mamma insiste, eccetera. Purtroppo non è sempre più giovane, ma pare che stia invecchiando. Incredibile, ma vero, noi stiamo tentando di ringiovanire, non ci siamo ancora riusciti. Karen è sempre bellissima, lei è diversa. Ecco, Karen è gioca, va bene, bella ragazza, vi abbiamo detto tante cose, ciao. Adesso osserviamo come l'acqua dalla sorgente miracolosa si diffonde in tutta la zona. Difatti Karen, no, no, non è il caso di berla. Guardate che purezza quest'acqua. Quest'acqua che sta scorrendo, creando un nuovo fiume. Un nuovo fiume. Osserviamo bene. Guardate, veramente questo è un miracolo. Un miracolo, acqua purissima. Un fiume che è nato dalla la sorgente miracolosa di cui si parlerà, si è parlato poco ma se ne parlerà sempre di più nei prossimi anni qui a Torre Maura, una sorgente di acqua miracolosa. Già sono decine i bagnanti, i miracoli che si sono contati fra le persone che hanno toccato quest'acqua miracolosa. Guardate come si diffonde, come va avanti portandosi verso la strada da una parte e verso il parco dall'altra. È veramente impressionante. Soltanto stamattina li vediamo, solo stamattina è comparsa la sorgente miracolosa, veramente un miracolo.
Ne sentirete parlare prossimamente in televisione, eccetera, in tutti i notiziari. È veramente un miracolo. Con questo a tutti è tutto dalla sorgente miracolosa di Torre Maura, il vostro inviato speciale. Mamma mia. Deve essere il Gavè. Oh, sta buono. No. Dai Karen. Come si nota, ormai proprio sarà sott'acqua. Dalla sorgente miracolosa l'acqua si diffonde. Non dimentichiamo che probabilmente è Santa Monica e anche che sta qui vicino, e come si chiama? È San Brando. Fantastico, non abbiamo parole. Perfetto. Dimmi, il cane che corre. Che sonno. C'ho sonno, dice sempre fai volare.